Buon pomeriggio a tutti. Allora, in questa circolarità di percorso che il meeting si è dato quest'anno, abbiamo cominciato una settimana fa parlando con il custode di Terra Santa, con padre Pizzaballa, delle sfide e delle complessità dell'essere cristiani in questo momento in alcune aree del mondo. Ecco, dicevo, c'è proprio una circolarità perché oggi, una settimana dopo, arriviamo a quello che sarà l'incontro di chiusura sostanzialmente del meeting, proprio con delle testimonianze dirette da questi angoli di mondo dove essere cristiani è molto, molto più complicato che altrove. E quindi arriviamo a questo nostro incontro con dei testimoni di libertà, come dice il titolo, che vi presento immediatamente, e sono Paul Batti, un amico del meeting che conoscete. E Sua Eccellenza Kai Gama, Monsignor Ignatius Kai Gama, che conoscete, che torna al meeting, è l'arcivescovo di Jos. Arriva da questa Nigeria dove le cose sono tanto complesse, almeno quanto a Baghdad, vero? Monsignor Verduni, che torna al meeting dopo 10 anni. E con noi c'è un amico, un collega che conoscete, ed è Domenico Quirico, e ci aiuterà in questo percorso. Allora, dicevo, un percorso attraverso le loro storie, i loro paesi, per capire qual è la chiave di lettura che oggi ci si può dare di un mondo in cui l'esperienza di fede può trasformarsi in un'esperienza a tutti gli effetti di persecuzione o di impossibilità di esistenza. Per questo chiederei proprio a Paul Batti, che ha un'esperienza personale che conoscete e che continua a portare avanti questo lavoro e questo percorso, di cominciare. Ma partirei prima da una serie di immagini, perché anche questo è circolare. Il primo giorno del meeting avevamo cominciato con quelle immagini di Papa Francesco tra i due muri, ed eccole invece, immagini che ci arrivano dal Pakistan. Shabazz era il fratello di Paul, che ha cominciato questo percorso dialogando con le minoranze, decidendo che la propria possibilità e la propria libertà religiosa non doveva avere un prezzo, e ha deciso proprio di pagare, sapendolo, il prezzo più alto. E questa eredità è stata raccolta da Paul, che vediamo negli stessi luoghi, con le stesse persone, con gli stessi volti, e poi qui in un incontro gioioso invece con Papa Francesco. Paul Batti. Buonasera a tutti, vorrei ringraziare e fare i miei complimenti a tutti gli organizzatori di Comunione e Liberazione per aver scelto questo argomento così importante, di cui c'è bisogno di parlare in questo momento che stiamo attraversando. Colgo l'occasione anche di ringraziare tutti quelli che sono stati vicino con le preghiere, anche i fatti concreti durante la nostra opera in Pakistan per difesa dei cristiani perseguitati, per la ingiustizia sociale e per la discriminazione religiosa. In maniera particolare rivolgo un particolare saluto ai miei amici di Azione Cattolica, di Comunità di Sant'Egidio e tutti gli altri che sono stati vicini. Io come professione faccio il medico, ho studiato a Padova, dove ho fatto sia medicina di base che la specialità in chirurgia. Dopo alcuni anni di volontariato, medico missionario in Pakistan,
sono tornato in Italia, dove ho fatto chirurgo in vari ospedali del Veneto e poi infine ho preso una condotta come medico di base, associato a un'attività privata personale. Shabazz era mio fratello minore che ha dedicato 28 anni di sua vita per la difesa dei più deboli, per i cristiani perseguitati, per la ingiustizia sociale in Pakistan. La sua vita, durante questa sua battaglia, è stato in grave pericolo molte volte. Io, come fratello maggiore, lo vedevo con grande preoccupazione questa sua decisione, che già da età piccola, a 14 anni, lui aveva deciso di seguire la sua fede, dicendo che vuole seguire la croce di Gesù Cristo in quanto cristiani in Pakistan erano marginati, erano trattati male e spesso erano vittime di violenza e anche per le accuse false, perché erano le vittime innocenti e anche facile perché appartenevano a una classe marginata e povera. Durante questa sua battaglia io più volte ho tentato di convincerla di non continuare su questa lotta, in quanto primo ero preoccupato che questa sua battaglia in qualche modo portasse su una strada da cui lui non può tornare indietro. Allora volevo che lui studiasse, tornasse e fare una professione decorosa e poi... E lui mi ha assicurato che lui farebbe sua professione, studierebbe, ma questo voleva che venne concesso di continuare questa sua attività. Lui chiedeva, diceva che questa è la sua testimonianza, in quanto noi interpretavamo come una battaglia politica e non volevamo che così età tenera lui continuasse questa. Allora, quando lui, alcune vittime accusate di alcune accuse false, tipo blasfemia, come è successo il discorso di Assia Bibi che abbiamo sentito tutti quanti, e anche tantissime altre vittime, lui stava vicino. In questi momenti lui non ha mai negoziato né il suo amore per i poveri e per i deboli, né il suo amore per Gesù Cristo e nella sua fede. Infatti, quando lui è difeso Assia Bibi, l'ha parlato con uno dei suoi amici più cari, che era musulmano, governatore di Punjab, che con cui ha condiviso che una nostra cara sorella, Assia Bibi, è stata accusata falsamente di blasfemia e condannata a morte. Shabazz, io credo che avesse tantissime volte una forza particolare guidata dal Dio, e di qui aveva una forza di convinzione straordinaria. Si è riuscito a convincere questo governatore, che era infine un musulmano fanatico, di appoggiare Assia Bibi. E questo governatore l'ha appoggiato non solo verbalmente, ma è andato a trovare in prigione, ignorando tutti i protocolli del governo, l'Assia Bibi, dichiarando il suo appoggio completo con Shabazz e in difesa dei cristiani. Dopo subito minacce a questo governatore perché difendeva i cristiani, e un mese dopo è stato ucciso di suo guardia di corpo. E io in questo momento ero molto preoccupato che possa succedere a Shabazz la stessa cosa. Allora ho chiamato in Italia, l'ho parlato che abbiamo bisogno di lui. Ero molto preoccupato con mio amore che legava a lui. A un certo punto, parlando, l'ho detto che lui possa morire. Allora questo noi non lo accettiamo. E lui subito mi disse che guarda, lui non vuole morire.
Io colgo occasione di rinforzare la mia ipotesi dicendo: allora bisognerebbe che ti vieni via da Pakistan, stai qua in Italia o in Canada, dove c'era mio fratello, un altro fratello che viveva e una cittadinanza canadese. Lui mi diceva che non intendo questa morte qua. Io non voglio morire, perché se mi togliete dalla mia missione mi viene bloccato questa opportunità di difendere i cristiani del Pakistan, esprimere la mia fede, e questa è la mia morte. Se voi mi portate via, e questa mi ha commosso. Io sono stato incapace di convincerlo, addirittura lui mi convinse di tornare in Pakistan. Dopo che è tornato a casa mi ha telefonato che devo tornare io in Pakistan perché loro hanno bisogno di me. Io ridendo l'ho condiviso dicendo che guarda, io sto bene qua, come ti puoi immaginare di chiamare un fratello dal paradiso all'inferno? E lui mi risponde subito dicendo che la strada per il paradiso parte dal Pakistan. Allora questa era la sua convinzione, questa era la sua fede, di cui lui non ha mai negoziato, sapeva che con questo suo percorso rischiava la vita, ma lui, come le sue testimonianze spirituali dichiarano apertamente, che lui era pronto per questo, era pronto per morire, però non era pronto per rinunciare a questa sua battaglia e questa sua fede che ha espresso in tutte le sue, diciamo, azioni, sia pratiche che teoriche. Allora, dopo, quando ho avuto la notizia che in pochino temevamo che lui venisse ucciso da estremisti, di cui lui era continuamente minacciato, allora io ho avuto la notizia la mattina, quando fu assassinato a Islamabad, che usciva fuori casa di mia madre, andando al gabinetto dei ministri per un convegno, e io ero scioccato. Mia reazione era questa, che questo paese non merita nulla, noi dobbiamo chiudere assolutamente con questo paese. Allora io, con un paio di camicie, con una piccola borsa, sono partito per partecipare al funerale. Quando sono arrivato lì, ho visto l'opera che ha fatto lui. Ho visto cristiani che tendevano mano per chiedendo adesso, dopo Shabbat, chi lo porterà questa croce. Ho visto il governo pakistano che chiedeva che la missione di Shabbat deve essere continuata, non per difesa solo dei cristiani, però questa è difesa di tutti i pakistani, in quanto promozione di pace e di dialogo interreligioso che aveva iniziato Shabbat. Quel momento, quando mi è stata fatta la proposta, io ero molto titubante. Io penso che questa è stata una forza superiore. A un certo punto io avevo solo due decisioni da fare, ho due possibilità: o di tornare in Italia, di continuare la mia professione del medico, oppure prendere la missione del mio fratello e rischiare tutto quello che lui aveva coltivato, tutte quelle minacce che erano cresciute per la nostra famiglia. Allora io non lo so neanche che cosa mi ha fatto convincere, però io penso che è stata una forza dall'alto, di cui io ho deciso di rimanere in Pakistan e continuare la sua missione. Io personalmente, dopo 4 anni di permanenza in Pakistan, riguardando indietro, rifarei la stessa decisione. Io ho avuto successo come medico, ho avuto una vita sociale decorosa, però vi condivido e confido che la soddisfazione, la serenità e la felicità che ho adesso portare avanti questa missione non ho mai avuto in altre occasioni. Perciò mia decisione sarebbe sempre questa. Più io ultimamente ho visto Santo Padre, di qui anche la sua parola e il suo discorso era questo:
che oggi cristiani devono essere uniti. Noi siamo legati con la nostra fede comune, con una madre chiesa, con una ideologia, con una fede che ci libera di tutte le schiavitù che l'uomo debole, in qualche modo, tende a, diciamo, avere. Allora io ve lo dico, se uno veramente fa percorso della fede, non ha paura. Non ha paura di affrontare nessuna situazione, anche pericolosa. Nessuna minaccia li rende, diciamo, debole. E questo che mio fratello diceva prima, e io questo non lo credevo, dal momento che ho cominciato a fare il suo percorso, l'ho provato di persona, che avere una fede, avere questa convinzione di lavorare per gli altri ti dà un coraggio, ti elimina dalla paura. Oggi il mondo sta affrontando, e in maniera particolare il mondo cristiano sta affrontando una migliaia di problemi, problemi molto complessi, in maniera particolare delle persecuzioni dei cristiani in Pakistan, ultimamente le cose molto preoccupanti in Iraq, Nigeria, Siria e anche in Sudan. Allora, quando io parlo ai vari forum della comunità internazionale, spesso mi viene chiesto cosa possiamo fare per prevenire questa violenza, cosa si può fare. Prima di tutto, io credo che dobbiamo essere uniti in fede, dobbiamo essere convinti che questo problema esiste, questi cristiani perseguitati hanno bisogno di un appoggio. E dopo di questo non è semplice una presa di posizione di una determinata religione contro un'altra religione. Io credo che c'è una filosofia radicale, complessa, che non ha nulla da fare con religione. Viene usato religione come comodo, però ci sono cose di base molto complesse. Una delle cose che ci sono migliaia di scuole di bambini dove questi bambini vengono fatti lavaggi di cervello, fatti in qualche modo preparati in maniera tale che il loro unico ideale di vita dovrebbe essere o vivere o uccidere a nome di religione. Questi bambini crescono questa ideologia. Questo, quando vediamo ogni tanto una kamikaze che si fa saltare, ci preoccupa, anche addirittura fa rabbia. Però dimentichiamo che questi bambini addirittura sono vittime di stessa ideologia e hanno bisogno di aiuto. Allora noi, per finire questa cosa, non è sufficiente che dobbiamo salvare Asia Bibi. Certo che è importante anche quello, ma dobbiamo in qualche modo bloccare questa ideologia che viene, dove viene violato diritti di base dei bambini, di un essere umano. Vengono preparati quei cervelli per fare kamikaze, viene usato la ragione e religione, in quanto nessuna religione insegna a uccidere in nome di religione. Perciò questa è una delle cose che è dovuta a una educazione. Perciò io credo che tutti quanti dobbiamo unirsi, salvare questi bambini e bloccare quel tipo di educazione che sta distruggendo questi cervelli innocenti e danneggiando la società e in qualche modo anche ai musulmani che hanno bisogno di questo appoggio qua, perché questa religione ha bellissime, diciamo, testimonianze di cui ho parlato prima al governatore di Punjab, ho parlato anche quando, non ho parlato ma condivido che in tante occasioni che ci sono state che cristiani erano in difficoltà e musulmani sono venuti incontro, anche in Pakistan. Io, nella mia esperienza di ministro in Pakistan e anche difesa dei cristiani, di qui è terza volta che vengo in meeting, io avevo condiviso scorsa volta che quando una bambina fu accusata di blasfemia, una bambina di 14 anni, in questo momento io sono andato dai miei amici musulmani che erano imam delle alcune moschee,
di chiedere aiuto, di difendere, allora sono riuscito a convincerlo e sono stati in qualche modo difendere questa, diciamo, bambina, e siamo riusciti a liberarlo dando una testimonianza di fede e di armonia e di dialogo interreligioso. Perciò concludo. Abbiamo finito? Abbiamo tempo? Perciò sono stati varie occasioni in cui io ho trovato quel spazio, quella possibilità di dialogo interreligioso, chiaramente oltre all'educazione, non solo educazione scolastica, ma tipo di educazione che dobbiamo promuovere, poi da conseguenza anche la povertà è un altro elemento di cui dobbiamo essere sensibili. Ora concludo, come abbiamo poco tempo, dicendo che noi come cristiani, come persone di buona fede, dobbiamo essere uniti per una causa, per la difesa e diritto di base di esseri umani. Dobbiamo unirsi, salvare tutti quei bambini che sono vittime di una violenza, una ideologia radicale. Dobbiamo essere uniti insieme a preghiera di portare il pace in tutto il mondo, che è una responsabilità universale, che pace è un diritto di tutti. Grazie. Grazie. Grazie a Paul Batti perché ci ha raccontato questa storia e questa scelta di una libertà difficile che lui, insomma, quando ci dice che all'inizio, quando suo fratello Shabazz le prime volte gli diceva vieni e raggiungici, lui non si sentiva assolutamente che fosse quella la strada da fare. Questo racconta di quanto non è scontato, di quanto è complesso mettersi su un percorso di testimonianza in prima persona. Grazie ad una serie di immagini vorrei portarvi da un'altra parte del mondo dove le sfide sono altrettanto complesse. Vedete Sua Eccellenza Monsignor Kaigama in queste immagini ad andare da Jos dentro la sua diocesi ad incontrare anche le altre comunità e non solo quella cristiana nel tentativo di trovare un linguaggio comune. Un linguaggio che sia in grado di superare la follia e l'estremismo che invece vedete in queste immagini. Boko Haram è il gruppo che in questo momento si macchia di questi crimini ed è il gruppo che rende l'essere cristiani in Nigeria in questo momento una cosa di assoluta complessità e difficoltà. Sua Eccellenza Monsignor Kaigama. Thank you. Grazie. Sono molto lieto di essere tornato a Rimini a questo bel incontro e ringrazio gli organizzatori per avermi invitato. Volevo parlare di libertà, libertà religiosa in Nigeria. Il Presidente degli Stati Uniti ebbe a dire che la situazione del mondo è deprimente e sono senz'altro d'accordo con lui. Però ci sono altre cose che ci fanno sentire molto depressi, soprattutto quando sappiamo che delle persone stanno cercando di emarginare Dio dal mondo. A Dio viene dato un posto di seconda importanza. Dio, invece di essere considerato il numero uno, viene considerato di seconda importanza. Ma so che non permetteremo che questo succeda. Voi che siete qui siete uomini e donne di grande fede e il potere della fede e dell'amicizia vincerà. Dico sempre, se si vuole vedere la personificazione della fede e dell'amicizia, venite al meeting di Rimini. È un must.
Non possiamo cedere al pessimismo, non possiamo cedere ai capricci di coloro che compiono il male. Dobbiamo vincere il male con il bene. E l'amicizia, che è il tema dominante di questo incontro, costituisce uno strumento potente che può sconfiggere il male nel mondo. Fin tanto che siamo uniti insieme nell'amore, la libertà religiosa fa parte della nostra Costituzione in Nigeria. Ma se chiedete a un musulmano del nord se i suoi diritti religiosi vengono violati, vi dirà sì, i miei diritti religiosi non vengono rispettati, perché nel sud, a maggioranza cattolica e cristiana, non si possono costruire moschee, né ai nostri figli può essere data un'educazione religiosa, una religione musulmana. Ma a guida di una delegazione dei vescovi cattolici presso il nostro presidente, mi sono preoccupato di cose del genere anche per noi. Per esempio, nella parte settentrionale della Nigeria, non si garantiscono concessioni per costruire delle chiese. È molto difficile quindi acquistare il terreno per poter costruire una chiesa. E l'insegnamento della religione cristiana non è permesso in praticamente tutte le scuole del nord del paese. Alle trasmissioni radiofoniche televisive non ci sono programmi di religione cristiana. Alcuni del nord, che non sono però musulmani, per esempio i Maguzawa, di una tribù appunto particolare del nord, ebbene, loro non hanno accesso alle scuole né possono ottenere un impiego. E quindi non esiste una persecuzione in quanto tale, però sì una discriminazione grave. Poi parlerò della persecuzione vera e propria. Ci sono però delle aree in cui noi, musulmani e cristiani, dovremmo lavorare congiuntamente, e cioè il problema della conversione. Se qualcuno si converte dal Islam al cristianesimo, questa persona viene perseguitata e anche condannata a morte. Anche il matrimonio è un ambito in cui questo succede. I musulmani infatti ritengono che un uomo musulmano possa sposare una donna cristiana, ma un uomo cristiano viceversa non può sposare una donna musulmana. E questo crea quindi molte tensioni. Di recente una signora, la figlia di un pastore, si è convertita all'islamismo e doveva sposarsi secondo il rito appunto musulmano. Naturalmente la famiglia era molto contraria a questo. Ma quello che diciamo è che se i musulmani possono accettare una donna cristiana come moglie, allora perché non dovrebbe succedere il contrario quando le figlie musulmane vogliono sposare degli uomini cristiani? Perché vengono minacciate queste donne? Perché vengono addirittura uccise? Ci dovrebbe essere una parità. E c'è un'altra area che ci preoccupa, e cioè l'imposizione di regole tradizionali. Conoscevo una persona
che è stata in qualche modo sottoposta a grosse pressioni per passare dal cattolicesimo all'Islam, in modo tale da poter essere la corona di capo della tribù. Pensate quindi a un cattolico che deve diventare un musulmano per poter diventare capo della propria tribù. Ebbene, alla sua morte il figlio è stato a sua volta obbligato a passare dalla Chiesa cattolica all'Islam. E questo evidentemente crea molta rabbia, molta confusione. Anche per quanto riguarda gli agenti di sicurezza ci sono differenze di carattere sempre religioso. Come dicevo, l'accesso per esempio alla terra, alla costruzione di luoghi di culto, accesso ai media e anche il fatto di avere una cappella in un'università del nord in cui gli studenti possono essere assistiti dalla religione, ebbene sono tutte cose che vengono negate. A livello governativo ci sono persone di alto livello che manifestano una parzialità nel modo in cui erogano appunto incarichi. C'è una grossa divisione, quindi, per cui in alcuni posti ci sono appunto da una parte i musulmani e dagli altri i cristiani, non c'è mai unione. Volevo parlare di Boko Haram. Immagino che tutti voi siate curiosi di sentirne parlare. Dovunque io sia stato di recente, dovunque sia stato presentato come nigeriano, la prima domanda che mi viene sempre rivolta è: come sta Boko Haram? E io, per scherzare, dico sempre che non ho fatto colazione con quelli di Boko Haram. Boko Haram però è una realtà. E l'impatto di Boko Haram si sente non solo presso coloro che hanno subito le loro atrocità. Il movimento continua a crescere, continua ad allargarsi e a diventare sempre più sofisticato. Continuano quindi a conquistare villaggi e anche città. E credo che spesso si parla di loro ed è per questo che ovunque io vada l'argomento di Boko Haram è sempre sul tavolo. Quando sono arrivato a Roma, la prima domanda che mi viene rivolta è sempre la stessa: come sta Boko Haram? A Malta una persona ha visto l'etichetta recante il mio nome che portavo sul petto e, notando che appunto provenivo dalla Nigeria, mi ha urlato da una parte all'altra: "Oh là là, Boko Haram". In un altro paese europeo che abbiamo visitato, in un ordine di clausura di suore, la prima domanda che mi è stata rivolta è: come stanno le ragazze? Facendo riferimento alle ragazze che sono state rapite. È ormai da 3 mesi che queste ragazze sono nelle loro mani. E vi potrei dare una lista delle diverse atrocità perpetrate dal movimento Boko Haram. Sono troppe, troppe, perché io le elenchi tutte. La cosa più terribile è quando il leader di Boko Haram ha deciso di proclamare il califfato islamico. Negano quindi l'esistenza della Nigeria, ma vogliono avere il loro califfato. E questo causa grossi problemi. Anche se il governo in realtà nega, nel senso che nega la capacità da parte di Boko Haram di proclamare un califfato, però noi riteniamo comunque che se procedono così come stanno facendo possono causare grossi, grossi problemi. Il mio collega, un vescovo di Maiduguri,
nella zona appunto in cui c'è Boko Haram, è un uomo, ebbene questo vescovo, un uomo di grande fede, di grande coraggio. Lui e i suoi sacerdoti nel loro lavoro vedono il numero di parrocchiani decrescere. Lo stesso loro edificio in cui vivevano è stato chiuso e attaccato da parte di Boko Haram. Il convento delle suore agostiniane e la clinica che gestivano è stata distrutta e si sono dovute spostare altrove. La conferenza episcopale della Nigeria ha dichiarato Maiduguri un'area di pastorale di disastro e cerchiamo di fornire un sostegno seppur limitato dal punto di vista materiale e senz'altro dal punto di vista spirituale e morale. La diocesi Maiduguri mostra i segni senz'altro degli attentati terroristici più di qualsiasi altra diocesi. Le attività del movimento di Boko Haram continuano ad avanzare, ad allargarsi e anche le donne, anche delle giovani ragazze sono coinvolte nel movimento e sono loro spesso le kamikaze e non si sa mai quando si faranno esplodere. Esplodono bombe in varie zone. Il rapimento delle studentesse di Chibok è noto a tutti. E le ragazze ancora sono appunto nelle mani di Boko Haram. Il governo nigeriano e la comunità internazionale devono porre fine a tutto ciò. E ci riusciranno solo se riusciranno a bloccare i canali di approvvigionamento economico e materiale per Boko Haram. Dovranno quindi tagliare ogni fonte di approvvigionamento per il movimento. Si è detto che tra il partito al governo e l'opposizione c'è una divisione. E questo naturalmente lascia spazio alla diffusione di Boko Haram e al fatto che causino sempre più disastri. Comunque non ci sono solo cattive notizie. Ci sono degli sviluppi che comunque ci danno speranza. Per esempio, i cristiani e i musulmani adesso, i moderati fra i cristiani e i musulmani, stanno cercando di incontrarsi sempre più in modo tale di mettere a punto delle strategie per evitare che Boko Haram continui a distruggere la Nigeria. L'arcidiocesi di Jos, di cui io sono appunto responsabile, promuove iniziative di diverso carattere. C'è una scuola, per esempio, per giovani cristiani e musulmani che forma questi studenti al dialogo, alla cultura del dialogo e della pacificazione e eroga anche una formazione di carattere professionale. Insegniamo questi studenti a convivere per 2 anni, dopodiché quando escono dalla scuola diventano ambasciatori di pace essi stessi. C'è un centro per il dialogo in cui ci sono incontri che permettono appunto di incoraggiare e di lanciare altre iniziative per la pace. E di recente abbiamo un segno positivo, abbiamo per esempio lanciato la nostra nuova cattedrale cattolica e lì c'era un emiro molto importante di religione islamica evidentemente insieme a un altro, quindi hanno partecipato a questo lancio di una cattedrale cattolica, 2 amiri musulmani hanno anche donato dei soldi perché venisse costruita una cattedrale cattolica. Questo significa che, malgrado le difficoltà, continuiamo comunque a lavorare. Naturalmente dipendiamo dalle nostre autorità, le nostre autorità devono fare quanto in loro potere, non solo parlare. Troppo spesso dicono la situazione è sotto controllo.
A volte dicono il tempo di Boko Haram è giunto al termine. Dicono, ah, sappiamo già dove sono le ragazze che sono state rapite. E allora, se sapessimo davvero dove sono queste ragazze, perché non le avremmo portate indietro? Riteniamo che con le attrezzature adeguate e con l'addestramento adeguato, dando una buona motivazione, anche gli agenti di sicurezza potrebbero essere più efficaci nel liberare tutte coloro che sono state rapite e rapiti. E per concludere vorrei dire che in Nigeria ci sono tre livelli di problemi religiosi. Il primo è il livello normale, per così dire, e cioè i contrasti tra cristiani e musulmani, che naturalmente sono rapporti sempre marcati da malafede. Il secondo livello di problematica è quello che è stato viceversa avviato grazie al movimento di Boko Haram, e cioè un rapporto di violenza e di distruzione. Ed è questo che cerchiamo di superare. C'è un terzo livello, un livello in cui si fa confusione fra politica e religione, e questo genera problemi e potrebbe portare alla disintegrazione stessa del paese. Ci sono due organismi importanti dei due gruppi prevalenti religiosi in Nigeria, gli musulmani e i cristiani, e loro dovrebbero collaborare per raggiungere l'armonia e l'unità di questi gruppi religiosi diversi. Purtroppo però questi due gruppi spesso sono in opposizione violenta. Senza dubbio le attività di Boko Haram hanno creato maggiore malafede, più paura e un generale sospetto e una crisi senz'altro nei rapporti fra cristiani e musulmani. Ma adesso, invece di parlare del contrasto a Boko Haram, dobbiamo viceversa rivolgerci a loro, chiedere che siano umani, chiedere che siano razionali e chiedere loro che pongano fine a questa distruzione terribile. Quando si sente parlare il loro leader, il leader di Boko Haram, che invita i suoi signori, uccidete, 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 uccidete i cristiani, beh, questo fa veramente paura. E quindi a Shekau, il capo appunto di Boko Haram, dobbiamo lanciare un appello nello spirito di Geremia 22. Non fate violenza, non spargete sangue innocente. E noi aggiungiamo, rilasciate le ragazze incolumi. In un'intervista mi hanno chiesto di recente se ho paura, se sento che la mia vita è minacciata, e io ho risposto che è naturale aver paura, ma in realtà nel promuovere la cultura della pace, del dialogo e l'unità degli esseri umani sono convinto, grazie alla mia convinzione cristiana, e cioè penso che una volta che la nostra fede in Dio è veramente irremovibile, allora abbiamo la speranza di vincere il male. Per conto mio, guardo a Cristo, non ho nessuna idea cattiva in mente, non voglio incoraggiare nessuno a fare del male, non mi dico a favore di nessun male, continuo semplicemente a operare come sacerdote. Nessuno può non essere d'accordo con l'ex presidente americano Richard Nixon, quando ha detto, ricordate sempre, gli altri forse vi odieranno, ma coloro che vi odiano non vinceranno. Non vinceranno fin tanto che voi non li odierete, perché se li odiate, allora distruggete voi stessi. Fratelli, sorelle, continuate a pregare, esercitando nel contempo una pressione politica presso i vostri governi
in modo da poter contribuire alla fine del terrorismo che viene portato avanti da membri di gruppi religiosi che hanno perso la via. E pregate soprattutto per la liberazione immediata delle nostre circa 300 ragazze amatissime che fino ad oggi hanno trascorso momenti, giorni, mesi in prigionia, momenti e giorni e mesi brutali. Grazie per il vostro ascolto. Grazie a Monsignor Kayyam. Grazie Monsignore, I'm afraid you have to go. Yes. Monsignor Kayyam ci saluta in anticipo perché ha un problema di rientro verso la Nigeria immediatamente e quindi anche noi lo accompagniamo col nostro saluto. Thank you very much for being with us. Thank you. Ecco, una testimonianza diretta forte che ci porta ancora una volta dentro nel cuore dell'argomento che stiamo attraversando insieme. Prima Paul Batty ha detto una cosa, secondo me, molto importante per capire, per avere un codice, una chiave che ci aiuti a leggere quello che ci circonda, i fenomeni che avvengono e coi quali dobbiamo fare i conti in questi giorni. Paul ha detto a un certo punto ci sono queste persone animate da filosofie radicali nelle quali la religione è e diventa sostanzialmente un pretesto, non possiamo più rintracciare nulla di religioso nel loro fare e nel loro agire. Ecco, io vorrei andare da Domenico Quirico perché Domenico ha avuto un'esperienza che tutti voi conoscete, durissima, difficilissima, e si è dovuto confrontare personalmente con questa follia che spinge gli uomini a diventare qualcosa diverso dall'essere uomini. Lo abbiamo fatto con gli altri, lo facciamo anche con Domenico. Andiamo a vedere alcune immagini, alcuni fermi fotogrammi di pezzi di Siria che stanno perdendo per sempre la loro identità, perché si combatte, perché nelle case si nascondono uomini armati, perché i bambini vengono feriti e vengono uccisi, perché ogni tetto non è più il tetto che ripara la vita di qualcuno, ma serve per sparare e le persone devono fuggire. E è la logica ed è la nuova storia, la nuova realtà di alcuni pezzi, di grandi pezzi di Medio Oriente, è la nuova realtà della Siria, dove Domenico è stato e ha raccontato e ha pagato di persona questa sua scelta di andare a vedere le cose dal di dentro. Buongiorno a tutti. Ma guardate, parto da una delle fotografie che sono passate pochi secondi fa sullo schermo, perché credo che nessuna fotografia come quella, ci sono milioni di foto della guerra civile siriana, della rivoluzione e poi della guerra civile siriana, ma nessuna fotografia come la prima che avete visto è la sintesi perfetta di quello che è accaduto e sta accadendo da ormai da quasi 4 anni in Siria, e non solo in Siria, si è estesa come un cancro. Ecco, questa è la fotografia. Questa è una fotografia che Fabio Bucciarelli, un bravissimo fotografo torinese come me, ha scattato ad Aleppo. Ed è una fotografia senza morti, senza sangue, in un luogo in cui ci sono stati 200.000 morti. 200.000 morti. Apparentemente è una foto normale, una vecchina che è andata a prendere il pane e che cammina in mezzo a questo palcoscenico, a questa quinta di rovine,
questa è Aleppo. Una catastrofe di cemento abbattuta dai bombardamenti, dagli aerei, dai MiG. Allora, dov'è la chiave, l'essenza di questa fotografia? È nella straordinaria, orribile quotidianità del dolore. Il dolore senza sangue, il dolore come incontro quotidiano di 22 milioni di persone che vivono in Siria da 4 anni, 4 milioni sono fuggiti o vivono ai margini di questa tragedia. La quotidianità della sofferenza, l'incontro ogni minuto, ogni secondo della propria vita con il dolore, con la morte, con il sangue, con la ferocia. Questa è la tragedia siriana. Questa è la tragedia siriana. Allora, riprendo una cosa che è scritta in fondo a questo salone. Verso le periferie del mondo il destino non ha lasciato solo l'uomo. No. No, non è così. Non è così, purtroppo. Il destino non lo so. Ma noi, l'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti, abbiamo lasciato solo l'uomo. Abbiamo lasciato solo quella vecchina. Abbiamo lasciato solo gli altri 22 milioni di siriani. Abbiamo lasciato solo i cristiani dell'Iraq. Abbiamo lasciato solo i cristiani nel nord della Nigeria. Abbiamo lasciato soli esattamente 20 anni fa i ruandesi del genocidio, i somali. Abbiamo lasciato soli gli uomini che vivono nelle periferie del mondo. Questa è la nostra colpa. Questa è la nostra colpa. C'è un articolo che io vorrei scrivere, che forse non mi lasceranno mai scrivere, perché forse al mio giornale non interessa. Io vorrei raccontare come immagino un mio ritorno in Siria domani mattina, che è la cosa che io desidero di più, non come giornalista, ma come essere umano, che ha attraversato 5 volte per periodi brevi, l'ultimo un po' più lungo, involontariamente più lungo, quel dolore. E vorrei raccontare il mio incontro con i ragazzi, con i rivoluzionari siriani, quelli della prima rivoluzione, non i jihadisti, non i fanatici delle varie formazioni dell'estremismo islamista, i giovani rivoluzionari, studenti, società civile, come diciamo noi, con termine spiccio, che altro non volevano se non l'abbattimento di un regime lercio e corrotto, che era quello di Bashar Assad. E immagino cosa potrei dire e cosa mi direbbero quei ragazzi se io li rincontrassi domani mattina, ora. Dopo 4 anni io fui ad Aleppo, la prima volta era appena scoppiata la rivoluzione, la ribellione aveva conquistato mezza città e ancora lì, attaccata alle rovine. Ma non è più la stessa rivoluzione. Allora, cosa direi ad Abdulrahman? Abdulrahman è un giovane veterinario, aveva credo 25 anni, che lavorava come chirurgo, lui che curava le bestie, i cavalli, gli asini, le mucche, come chirurgo in uno degli ospedali di Aleppo in cui io ho vissuto. Lavorava come chirurgo perché c'erano troppi feriti, troppi moribondi e i medici non bastavano. E che un giorno, dopo avermi accompagnato alla frontiera turca, e nell'ambulanza c'era un giovane combattente che era morto durante il viaggio, per salutarmi mi disse: guarda, ti saluto con un vecchio proverbio arabo, le montagne restano distanti tra loro, ma gli uomini sono fatti per andare incontro l'uno all'altro. Allora, dopo 4 anni, che cosa potrei dire ora che quella rivoluzione è stata spazzata via per colpa nostra e al loro posto è venuto il fanatismo jihadista? E gli potrei dire: avevi ragione tu quando tristemente dicevi: ma in fondo voi occidentali, di quello che accadrà qui in Siria, di noi rivoluzionari che balbettiamo
rischiando la vita ogni giorno, le stesse cose che voi scrivete nelle costituzioni, che imprimete nei vostri giornali, fate dire ai vostri uomini politici: la libertà, la democrazia, l'abbattimento delle dittature, delle tiranni, delle satrapie. Non ve ne importa niente, non ve ne importa niente. Il vostro amico resta Bashar Assad. E gli potrei dire: guarda, hai ragione, dopo 4 anni diamo una mano a Bashar Assad, diamo informazioni a Bashar Assad, forse tra un po' aiuteremo la sua aviazione a distruggere quello che è rimasto, poco, quasi nulla, di quella rivoluzione. È un discorso che io non potrei fare ad Abu Rahman, perché Abu Rahman è morto sotto le rovine di quell'ospedale, bombardato dall'artiglieria di Bashar, mentre noi in Occidente non guardavamo quegli uomini e quell'uomo. Allora, che cosa potrei dire a Yasser Darwin, che è un altro medico, quello vero, di quell'ospedale, che era restato a lavorare in quell'ospedale, nonostante la minaccia che pendeva sui medici che avevano aderito alla ribellione, che avrebbero ucciso i loro parenti per vendetta, ed era rimasto a lavorare lì, e che mi diceva: noi lottiamo tutti i giorni, ma è dura, è difficile, siamo soli, eppure leggiamo i vostri libri, non siamo islamisti, io vado alla moschea disciplinatamente e sono un buon musulmano, ma non sono un fanatico, e perché dite che noi siamo islamisti per non poterci aiutare? Anche lui è morto, non lo potrei rincontrare. E al loro posto troverei, se mai riuscissi a tornare, i fanatici del nuovo califfato. Allora, il mio mestiere è stato per 20 anni attraversare ostinatamente i territori del male. Io ho cominciato con una vicenda sanguinosa che forse qualcuno di voi manco ricorda, il Mozambico, che era il male che agiva attraverso l'ideologia, i marxisti contro gli altri, i filo sudafricani. Poi sono passato attraverso il male tribale, etnico, Ruanda, Somalia, e poi sono arrivato alla fine di questo lungo percorso all'Iraq e alla Siria, al nuovo califfato. Allora, per rispondere alla domanda che mi è stata fatta, che cosa sta succedendo lì? E lì sta succedendo un fenomeno terribile di cui non abbiamo ancora consapevolezza, o non ne abbiamo abbastanza. Non la nascita di una dittatura, è la nascita di un nuovo totalitarismo. Il totalitarismo è stata l'esperienza più tremenda e forgiante del secolo che è finito. Il totalitarismo non è la dittatura. Il totalitarismo è la negazione dell'altro in quanto altro. La necessità, l'obbligo della sua soppressione, della sua eliminazione, della purificazione di una società. Non perché l'altro è colpevole, non perché l'altro è dissidente, non perché l'altro è un rivoluzionario, ma in quanto è l'altro. L'ebreo, il tuzzi, l'appartenente all'altro clan, lo yazida, il cristiano. Purificare la società attraverso l'estinzione di tutti coloro che ne turbano una presunta purezza. Questo è quello che sta crescendo oggi nel califfato, nel nuovo califfato tra Siria e Iraq. Ma non solo lì, che si muove in altri luoghi. Bisogna stare attenti a non dimenticare che questi sono i tasselli di un quadro complessivo in cui c'è il nord della Nigeria, c'è la Somalia, c'è il Sahel, c'è la Libia, c'è l'Afghanistan, c'è lo Yemen. Allora, la nascita del Leviatano eterno e tremendo che noi in Europa abbiamo ben conosciuto, ed era il nazismo e il totalitarismo comunista, la cancellazione dell'altro. Vi faccio un esempio: James Foley, il giornalista americano che è stato sgozzato in diretta, non è stato ucciso
perché era testimone, ho scritto delle nefandezze delle formazioni jihadiste. James Foley era condannato a morte nel momento in cui è stato preso, perché era occidentale e americano. Quella era la sua colpa. La colpa che i totalitarismi estinguono con la violenza è quella di essere ciò che si è. Ed è qualcosa di non emendabile, perché per loro la tua colpa è scritta in te, nella tua biografia, in quello che sei. Questo è l'orrore e il pericolo tremendo di quello che sta sorgendo tra Siria ed Iraq nel vicino Oriente. Grazie. Grazie. Grazie a Domenico per averci anche ricordato da dove tutto quello che oggi stiamo raccontando, almeno il pezzetto siriano, arriva, perché è qualcosa che ci aiuta a sentirci un po' meno tranquilli quando diciamo vabbè, ma è inevitabile. No, non c'è niente di così inevitabile. E in quelle storie che lui vorrebbe riscrivere ce ne sono tante, ce ne sono anche quelle di chi appunto come me vorrebbe riscrivere un giorno, e lo dicevamo prima con Monsignor Guarduni, una passeggiata di quelle che una volta si potevano fare dentro Baghdad, e io ho avuto il privilegio più volte di vedere e di incontrare Monsignore in questi anni nella capitale irachena, che lui non ha mai abbandonato e che non abbandona nemmeno in queste ore in cui il fanatismo sembra dominare su tutti i racconti. Allora vediamo anche con lui, per andarci, qualche fotogramma, qualche immagine di questo Iraq dove lui cammina, incontra la sua gente, i bambini, la popolazione, così si nasce in qualche casa d'Iraq dove ancora si può, così si dorme in qualche casa d'Iraq dove invece si è scappati, perché vedete quell'ammasso di pentole voleva dire una cosa sola: si sta scappando e si sta lasciando le case. Questi sono i cristiani d'Iraq che in uno dei tanti luoghi della provincia di Ninive, dove si stava tentando di dargli una mano e di accoglierli, venivano appunto accolti ed assistiti. Oggi questa realtà che avete visto non c'è nemmeno più, perché la provincia di Ninive, dalla quale ho scoperto leggendo la sua biografia, viene anche autobiograficamente, Monsignor Guarduni, perché è nato lì e non lo sapevo. Ecco, anche quella provincia, soprattutto quella provincia, è diventata uno dei luoghi dove si consumano ogni giorno le follie che vedete da parte di questo autoproclamato Stato Islamico, Califfato. Non riesco nemmeno a seguirle queste definizioni, perché invece ogni giorno le storie che arrivano ci raccontano di qualcosa che non può nemmeno essere associato alla parola Stato o alla parola o a qualsiasi parola che ci riporti a un consesso di vita normale. Oggi quello che si vive è molto più complesso. Monsignor Guarduni. Grazie, grazie. Carissimi fratelli e sorelle, vi porto la pace dei nostri cristiani, del patriarca, del clero e di tutti gli altri abitanti di Iraq, ma specialmente di Mosul, di Ninive. E la pace del Signore sia sempre con voi. Non vogliamo mettervi in un ambiente di tristezza e di disagio, ma solo vogliamo dirvi: questa è la situazione. Come possiamo tutti insieme cercare di alleggerire questa situazione? L'amicizia fra i popoli. Quale amicizia? Testimoni della libertà. Quale libertà? Ricordo quando c'era la guerra occupazione degli americani, ogni tanto signor Bush diceva freedom, libertà degli iracheni. Io dicevo: può camminare 5 minuti nelle strade di Baghdad
senza nessuno, quindi dove è la libertà? Comunque, carissimi, alcuni anni fa c'era un congresso eucaristico in queste parti e tra l'altro si diceva che i primi cristiani dicevano: senza la domenica non si può vivere. Da questo possiamo spiegare l'esistenza continua dei cristiani in Iraq, Mesopotamia. Malgrado tutte le persecuzioni che hanno subito, ed ora c'è la più strana e terribile persecuzione a Mosul. I cristiani in Iraq sono dal primo secolo del cristianesimo. Al tempo degli apostoli, San Tommaso ha fondato la chiesa caldea, poi se ne andò in India. Quindi i cristiani a Mosul sono radicati nella fede da circa 2000 anni e continuavano a vivere questa fede per essere sale e luce del mondo, confidando nelle parole del Signore: non temere, piccolo gregge, io ho vinto il mondo. E per questo nostra chiesa si chiama Chiesa dei Martiri. E adesso vogliono sradicarci dalle nostre radici, dal nostro terreno, dove il sangue dei martiri ha dissetato questo terreno, dove la nostra cultura ha illuminato il paese e i suoi abitanti, dove Hammurabi ha scritto le sue leggi, dove Giona, il profeta, gridava agli abitanti di Nineve di fare la penitenza. Cosa dite, carissimi amici? Adesso anche non abbiamo bisogno di questa penitenza, di tornare a Dio che ci perdonerà perché è amore e per riconciliarsi col prossimo con amore. Forse tutti quanti chiedete: come stanno i cristiani in Iraq? Dove scorrono i fiumi di Tigre e Eufrate? Carissimi, tutti gli iracheni non stanno bene. Da tanti anni, ed in modo speciale in questi ultimi mesi, poi specialmente gli ultimi giorni, specialmente le minoranze, dove i cristiani più di 120.000 hanno lasciato il piano di Nineve, e tra di questi anche i cristiani, cioè 120.000 cristiani. Mosul, Nineve, città di cultura e scienza, la mamma di due primavere. In essa esistono chiese, monasteri, tombe dei santi, molto prima dell'Islam. 2000 anni di storia cristiana, ed ora, dal 10 di giugno, finora non c'è preghiera cristiana in essa. Avevamo il seminario minore dove ho studiato, è stato danneggiato. Quanti piangono ogni domenica e chiedono al Signore di farli tornare alle loro case e chiese per poter lodarlo e ringraziarlo come prima e meglio. Così si è stato fatto in piano di Nineve. Dice Imad Hasib, quello che ha fondato la comunità di amore e gioia per gli handicappati. Dice: mio fratello musulmano, quando prega, si affaccia verso al-Qubla, cioè Mecca, e prega: mia al-Qubla oggi è Mosul, dove la mia chiesa e la mia casa, i miei vicini di casa, i miei amici, la mia comunità di amore e gioia, i miei fratelli handicappati. E continua: in quei momenti, quando sono successe queste cose, c'era un silenzio profondo
e non sapevamo cosa dire, come parlare, ma c'era una questione nel cuore: oh Signore, cosa vuoi di noi attraverso queste faccende? E dopo un silenzio ho detto, che ha dato il posto per Gesù di parlare, l'ho sentito dire: i miei figli, i miei amici, i miei fratelli, non temere, non avete paura, io sono fiero di voi, perché quando vi hanno dato la scelta tra le vostre proprietà e me, voi avete scelto me. Quindi andate avanti, attaccati a me e non lasciate che nessuno sradica la fede dei vostri cuori. In questa città, in questi terribili momenti difficili, non sappiamo cosa sarà il futuro, ma noi rimarremo a gridare con tutta la nostra voce e con la forza della nostra fede, se ci daranno la scelta fra l'amore di questo mondo e la croce dell'Iraq, saremo o rimarremo a portare la croce d'Iraq ed in Iraq. Ed oggi noi sentiamo una grazia grande che Gesù ci ha dato nel tempo delle difficoltà. Beati voi se venite o vi condanneranno e fanno di male per voi. In queste città hanno vissuto cristiani e musulmani per centinaia d'anni, in una convivenza buona e fraterna, ed adesso vengono questa gente cannibalesca, scusate di dire qualche volta un po' parola così così, che dice ai cristiani cittadini iracheni di origine, da sempre a Mosul, di lasciare la città e le loro case e uscire senza prendere niente, oppure diventare musulmani o saranno uccisi. Con quale diritto dicono così? E dicono queste perché adesso al ventunesimo secolo si sentono delle cose strane. Noi amiamo tutti e questo è ciò che ci comanda nostro Salvatore e nostro Dio Gesù Cristo. È una sciagura strana e molto dura, dal quale si viene il brivido, di fronte al quale si ferma senza parole e non si sa spiegarla. Da dove viene questo? Catastrofe mortale. E per quale ragione? E chi potrebbe aiutarci? Qui il punto, che non c'è nessuno che vuol aiutarci. Questa è una grande ingiustizia contro le innocenti, contro i bambini, i vecchi, i malati ed i più deboli. Vogliono sradicare gli alberi delle radici, tagliare le culture delle origini, distruggere tutta l'archeologia e i manoscritti più antichi, che sono il tesoro della nazione e del mondo. Perché ci trattano così brutalmente ed inumanamente? Vogliamo sapere cosa abbiamo fatto di male? La storia nostra afferma la nostra onestà e bravura. La nostra pazienza sta per finire. Sono venuti all'inizio come agnelli mansueti, poi sono diventati lupi rapaci. Prima dicevano siamo venuti per difendervi, poi i cristiani basta di lavorare
nei funzioni dello Stato. Poi siamo Nasara, mettono la lettera N, cioè cristiani, in altro modo, infedeli. Poi le case scrivono proprietà della nazione islamica, cioè non sono più nostre proprietà. Poi gridano dalle minarette: i cristiani fuori, andate fuori Mosul. Che disgrazia, i cristiani preferiscono andarsene e lasciare tutto che negare il Signore. Ma ai confini della città incontrano i malviventi armati che confiscono tutto dei cristiani, prendono la medicina da un piccolo bambino e gettano sulla terra, prendono gli orecchini da una piccola bambina di 2 anni, prendono la fede delle donne e dei uomini, prendono le loro macchine e tutto, e li lasciano camminare anche senza scarpe sotto il sole con 48 gradi di caldo. Una settimana fa hanno preso una bambina di 3 anni dalle braccia della mamma e del papà, che gridavano: perché? Perché prendete questa piccola bambina? Poi fanno atti terribili che non sono conosciuti durante tutta la storia: distruggere le belle cose d'arte ed i monasteri della città, cristiani e musulmane. Il bel monumento moschea è costruito su una chiesa di profeta Giona, di profeta Giorgis, e continuano i delitti contro le donne. Parlano della morale e loro vivono l'immoralità sporca. Tutte le donne del mondo dovevano uscire e fare una manifestazione grande, perché anche loro sono umiliate. Questa gente dicono di stimare le donne, ma calpestano i loro diritti più cari, la loro dignità femminile. E noi diciamo: il saggio capisce ciò che significa questo. Ricordiamo i primi cristiani che predicavano il Vangelo, il Cristo risorto, senza paura, con fede ferma. Io trattavo per liberare i sacerdoti rapiti o il vescovo. Alcuni dicevano: ma non hai paura? Perché devo aver paura? Il Signore è con noi, facciamo il nostro dovere, e il nostro dovere è di servire e per sempre ed in ogni circostanza, anche al costo di morire. Quindi così i nostri cristiani di Mosul e di tutto il piano di Nineve hanno confessato la loro fede in Cristo nostro Dio e Salvatore con fermezza, senza paura, dicendo: crediamo in Cristo e con forza, e per Lui moriamo, perché morire con dignità è molto meglio di vivere con umiliazione. Siamo fieri di essere cristiani. Carissimi, c'è qualche volta qualche cosa che non si può dire. Comunque, questa gente sono un grande pericolo per tutti e per tutto il mondo. Sono una minaccia all'umanità, un pericolo per un genocidio
come vedete, noi cristiani ci hanno cacciati dalle nostre case, ma i Yazidia li hanno uccisi, alcuni li hanno sepolti vivi, i loro bambini morti di sete e di malnutrizione, i loro uomini e giovani uccisi. Ma il più terribile, le loro mogli e i figli vendute nei mercati, non per niente, ma solo per il piacere corporale e sessuale. Che disgrazia! E maltrattate e moralmente violentate. Alcune si sono suicidate per salvare la loro dignità morale ed altre hanno gridato ai loro parenti: bombardateci per finire di essere libere da questa gente cattiva. Così è la nostra vita quotidiana. Ho detto scusate di mettervi in un ambiente un po' triste, ma speriamo che questo sarà per una gioia più grande e per liberare questa gente. Così è la nostra vita quotidiana, inquieta, umiliata, con un futuro molto oscuro. Grazie alle nostre chiese e anche al governo del Nord, che hanno accolto con grande zelo nostri fratelli ed anche delle altre minoranze. Forse mi chiedete: cosa facciamo? Cosa si può fare? Una questione molto giusta, ma impegnativa. Non soltanto, come noi diciamo, ci promettono il governo e gli altri tante belle cose, ma non si fa niente. No, tanto giusta una questione, ma impegnativa. Noi si può suggerire così. Prima di tutto, prendere la questione sul serio e da tutti, specialmente dalle grandi forze, e cooperare insieme per sradicare i Daesh. Due, non vendergli le armi, questa peste è pericolosa. La questione della guerra sono le armi. Quando si diceva alla guerra o all'occupazione americana, io dicevo sempre: chi ha venduto le armi a quel dittatore? Chi? Voi. Quindi voi avete gli interessi materiali. È questo che ci fa morire così. Terzo, punire quelli che li forniscono. Tutti sanno chi fornisce le armi a questa gente e nessuno parla. Perché interessi? Perché il petrolio? Perché, perché, perché? Quindi tagliare queste nazioni, questa comunità, della comunità internazionale. Quattro, vogliamo protezione internazionale, perché i nostri hanno perso la fiducia in tutti. Perché oggi vanno, tornano a casa, è molto possibile che fra 2 o 3 giorni verranno di nuovo e li fanno peggio che prima. Questo subito. E proteggere le minoranze, cristiani, yazidie, shabak, feilia ed altri. 5. Noi cristiani vogliamo i nostri diritti umani, che sono calpestati. Dove sono i canoni dei diritti umani? Dove è l'ONU? Cosa fa? Cosa fa l'ONU? Sei, cosa fa il Consiglio di Sicurezza Mondiale? O si muove o si scioglie, perché forse è dominato dalle forze potenti e non può fare niente? 7. Se le grandi potenze non possono fare qualche cosa contro
alcuni malviventi, anche se sono 5.000, 10.000, 50.000, tutto il mondo non può frenare questi 50.000? Così come stanno le cose, governa la legge della giungla. Homo hominis lupus. Chi sono? Da dove vengono? Chi li sostiene? Può essere al ventunesimo secolo guerra libera sotto la protezione dei potenti, dei petrolio che è un dono di Dio? Otto, e quasi finisco, alla fine gridiamo con alta voce in nome di nostri cristiani e di tutti gli iracheni, in nome dei poveri, bambini, vecchi, malati, delle donne, voi tutti abbiate misericordia di noi. Seminate la pace e la moralità solida, l'amore per Dio e per il prossimo, e questo salverà il mondo. Gridiamo a Gesù sulla croce, Dio nostro non ci lasci. Gridiamo al Santo Padre e lo ringraziamo tantissimo per i suoi aiuti morali e materiali, e diciamo in nome di tutti: non lasciarci, santità. Gridiamo a tutti i sinodi delle chiese del mondo, a tutte le nazioni, di cooperare insieme per seminare la pace, l'amore nell'umanità e sradicare il male. Ultima cosa, voi che ascoltate, sosteneteci e il Signore vi benedica. Con questa fede viviamo e con esso seminiamo l'amicizia tra i popoli e saremo testimoni della vera libertà e grazie. Grazie a Monsignor Verdundi, che con questo grido ci ha ricordato quanto è reale tutto quello di cui stiamo parlando, quanto siano storie di persone e storie che si ripetono anche in questo momento, mentre noi siamo qui al meeting a parlarne. Monsignor Verdundi, chiudendo questo incontro, le verrà consegnato anche un messaggio, che è un piccolo messaggio di pace dai bambini del meeting. È una piccola cosa che torna indietro rispetto alla grande violenza che ci arriva da lì, però era anche nelle sue parole e in quello che ci diceva anche Paul Batti, cioè da dentro le cose i messaggi positivi possono aiutare anche le persone e anche i più piccoli. Allora i bambini del meeting hanno raccolto con delle piccole donazioni una cifra da riportare verso Baghdad e soprattutto hanno lasciato 2.500 messaggi, pensate, in questi giorni di bambini, e ognuno di loro poi lo aveva attaccato ad un palloncino. Vedete, la cifra sarà per il patriarcato di Baghdad, e vorrei dirvi due, tre piccolissime, veloci frasette che però questi bambini hanno lasciato e ci danno il senso di da dove poi alla fine bisogna ripartire per pensare. Francesca, che ha 12 anni, ha detto: tenete duro, sorridete che Dio vi ama, dirò una preghiera per voi. Francesca ha 12 anni. O Carlo, che ha 10 anni, dice: spero che smetta la guerra in modo che siate bene, non abbiate tensione, che vi uccidano, così potete divertirvi. Vedete che c'è già lo sguardo poi in avanti. E Caterina dice un'altra cosa che ha un significato profondissimo. Chissà, a volte i bambini sentono di più di quello che possono decrittare. Non vedo l'ora, dice Caterina, che venga Natale anche per voi.
Ecco, questo è insieme a Caterina il nostro augurio e anche... E anche l'augurio che insieme all'elenco che lei ha fatto, Monsignore, ci sia la voce anche dei musulmani moderati, anche la voce di tutti quelli che credono che la religione è una cosa diversa rispetto alla barbarie che stiamo vedendo in questi giorni e quindi perché il dialogo tra le religioni diventi un altro punto di forza di quell'elenco che lei ci ha appena fatto. Allora direi che a questo punto è venuto il momento di dare la parola ad Emilia Guarnieri che lì ci raggiunge perché arriviamo al momento di chiusura del meeting e quindi a lei la parola. Emilia, a te. Leggo di mio, vi dico solo un grandissimo grazie, penso che ogni anno e poi oggi pomeriggio in particolare possiamo veramente dirci grazie per questo Natale che non ci abbandona mai. Che cosa cercate? Con questa domanda Papa Francesco ci ha invitato ad andare fino in fondo al tema del meeting, che si è svolto quest'anno in uno scenario nazionale ma soprattutto internazionale, sempre più drammatico e preoccupante. Le periferie non sono lontane, ci ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio che ci ha mandato per l'inizio del meeting. Fanno anzi parte del nostro mondo e del nostro vissuto, e le tragedie che si verificano quotidianamente in molte parti del pianeta ci riguardano da vicino. Il meeting di quest'anno ha voluto incontrare queste periferie, le ha volute raccontare, attraverso grandi testimoni come padre Pizzaballa, Alexander Filonenko, Giorgia Bucazen e ancora Pantaleimon, il vescovo Varduni, ma anche personalità italiane come il cardinale Bassetti, padre Spadaro, il presidente Violante, il professor Buccellati, oltre che personalità istituzionali come i ministri Poletti e Giannini, il presidente di Confindustria Squinzi e il mondo dell'industria come Sergio Marchionne. Molte storie, molte diverse circostanze che però hanno avuto un comune denominatore e hanno mostrato il potere del cuore. Il cuore dell'uomo che è libero e in grado di riconoscere l'essenziale. Andare verso le periferie, incontrare le periferie, è la modalità attraverso la quale possiamo riconoscere sempre di più questo essenziale. Possiamo vivere quella presenza talmente importante che senza di essa la realtà non avrebbe significato. Ed è questo che ci permette di essere interessati a tutto, a qualsiasi aspetto della vita. Come ogni anno accade, in tanti hanno riconosciuto la ricchezza di questi giorni, la ricchezza di questa esperienza e il suo valore come contributo al mondo. L'unità che si vive qui è una speranza per tutti, ci ha detto un ospite al meeting per la prima volta. Il meeting parla al cuore di ogni uomo contemporaneo con un linguaggio alla portata di tutti, un linguaggio che segna l'inizio di nuovi rapporti e di una storia che continua. Una storia che vede protagonisti tutti, gli oltre 4.000 volontari che arrivano da oltre 43 paesi del mondo, segno che al meeting l'amicizia fra i popoli è un'esperienza reale. I 280 relatori, i curatori delle mostre, scienziati, scrittori, docenti, che non si chiudono in nicchie specialistiche accademiche, ma dialogano tra loro e si impegnano in un lavoro con i giovani, e anche gli interpreti del mondo dell'economia e dell'imprenditoria che hanno deciso di costruire il meeting con noi. Torniamo nelle nostre città, nei nostri paesi, più di 70, desiderosi di poter continuare questa strada, certi che, come diceva Don Giussani, la soluzione dei problemi che la vita pone ogni giorno non avviene affrontando direttamente i problemi, ma approfondendo la natura del soggetto che li affronta. Per questo... Il titolo della 36esima edizione del meeting, che si terrà a Rimini dal 23 al 29 agosto 2015, è «Di che è mancanza, questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno?» Arrivederci a quest'altro anno. Null'altro da dire, all'anno prossimo.